Amici, salve a tutti. Niente, sono qui per farvi vedere una cosa che ho scoperto così, diciamo, sempre per provarlo, per provare questo S3 con l'USB host. In pratica l'USB host, ossia la funzione che praticamente ci permette di collegare dispositivi USB quali mouse, tastiere e pennette USB al nostro Galaxy S3 tramite questo cavetto che è chiamato cavetto ATG, reperibile su internet, come vi ricordo, a 3-4 euro. In pratica la funzione, oltre a collegare le pennette USB, a quanto pare ci fa leggere sul di nostro dispositivo anche il contenuto de della fotocamera, ossia la memory card. In pratica vi faccio vedere. Adesso noi accendiamo la fotocamera, mettiamo modalità automatico. Ipotesi sto in vacanza, qui certo in vacanza non ci sto. Scatto la fotografia al cavetto. Scatto la fotografia a quest'altra cosa qua che è sempre un cavetto. Poi spengo la fotocamera. Attacco il cavo USB, mini USB, perché la fotocamera è vecchia. Ecco. Poi la posiziono sul tavolo. La collego al cavetto. Eccolo qua. OTG. Accendo il Samsung. Ok, connetto il cavetto e guardate cosa succede quando accendo la macchinetta. In automatico mi apre la galleria e in alto a sinistra mi mette praticamente una cartella con il nome della stessa fotocamera che io aprendola praticamente posso andare a selezionare tutte le fotografie contenute, quindi gli scatti della giornata, gli scatti della vacanza, qualsiasi scatto si voglia. Con questo tasto qua faccio importa, lui sta importando praticamente le fotografie lette dalla memory card all'interno del dispositivo. Una cosa eccezionale, non per dire niente, ma Android sta avanti. Oh yeah, Apple, Apple. Allora, torno indietro, indietro, questi sono i miei album, stacco la fotocamera, imported, ecco qua le fotografie che erano prima all'interno. Le foto sono quelle perché eccole qua, le ho scattate davanti a voi, ecco il cavetto, eccolo qua. Che dire, mi stupisce sempre più questo Galaxy S3, è veramente fenomenale. Queste sono poi foto originali fatte da una fotocamera, quale potrebbe essere una reflex. Vi lascio con un piccolo trucchetto che, se riesco a farvelo vedere, farvelo capire. Su qualsiasi Android funziona e non deve essere montato. Su info dispositivo c'è la versione Android, questa qua, in pratica. Questa qua. Se noi la pigiamo più volte, esce fuori il robottino. E se noi teniamo premuto il robottino, si ingrandisce e comincia a fare questo semplice giochino. Eccolo qua. Così, è una personalizzazione da parte del costruttore, credo. Basta ritoccarlo per uscire e tornare alle impostazioni. Per ora è tutto. Ciao a tutti.